Siamo in piena emergenza coronavirus e fra poco distribuiranno i vaccini sempre più popolazione. Lei è pro o contro? Io sono assolutamente favorevole, anche perché penso che ci sia in atto un'azione di, diciamo, generalizzata di depistaggio, anche di disinformazione, e d'altra parte è sempre più facile criticare anziché, ecco, appoggiare un tipo di azione del genere di massa. Sono favorevolissimo perché mi fido della scienza, ecco. No, io lo farei volentieri, è che non riesco a capire perché questi vaccini stanno viaggiando in questo modo, qualcuno pronto, qualcuno che costa 20 euro, un altro che costa 2, non si capisce proprio niente. Speriamo che comunque negli errori della scienza fanno almeno bene, qualcuno di questi faccia bene. Però nel semplice fatto che diciamo che appunto ci sono state tante problematiche, io in primis ho avuto, fortunatamente non sono stato positivo, però ho avuto diverse preoccupazioni, infatti mi sono fatto più di un tampone. Pro vaccino per chi è più maggiormente a rischio, probabilmente fa paura, ma nello stesso tempo è l'unica speranza che crea e che dà opportunità di risoluzione del problema. Devo dire, per noi poveri mortali che non lavoriamo nell'ambito della sanità, ci pensiamo più volte, ci riflettiamo. Io sono favorevole al vaccino perché ho fiducia nella scienza. Io assolutamente pro, perché penso che sia una delle prime armi che abbiamo a disposizione per combattere questo virus. E sicuramente ne dobbiamo approfittare per cercare di immunizzarci quanto più possibile e cercare di tornare al più presto alla normalità, perché questo sicuramente non è un vivere. Come ci sono stati in anni passati diversi vaccini, non vedo perché non dobbiamo fare questo vaccino di adesso, tutto qua. Mi fido, mi sono documentato e in base a quelle cose che ho letto insomma, sono pro a questo vaccino. Dal punto di vista del concetto del vaccino è giusto farlo. Devo dire che io non lo farò. Sinceramente non sono mai stata pro vaccino anche su altri vaccini. Ho dovuto fare gli obbligatori, ma perché purtroppo è un obbligo, ma su quelle sul di più io non ci credo. Non ci credo perché non credo nei vaccini proprio come concetto. Ho paura, ho due figli e quindi penso a quello che possa capitare per le conseguenze e le varie controindicazioni. Però dico anche che è l'unica speranza che ci può dare opportunità di risoluzione, ma non per noi poveri mortali, ma per la gente che lavora con maggior rischio. Purtroppo preferisco pensare che loro lo facciano per salvaguardare anche il nostro popolo di angeli negli ospedali. Siamo in quattro a casa mia e qualche mio figlio è un po' contrario. È contrario perché da quello che legge nei in televisione, da quello che sente in televisione, dai ritardi, dalla confusione che si è creata con percentuale di efficacia, eccetera, insomma, hanno secondo me confuso alcune persone. Io sono pro vaccino, vorrei che tutti ci vaccinassimo qualora fosse possibile. I motivi sono il fatto intanto che ci tuteliamo tutti, e anche pensando ai nostri figli, ai ragazzi soprattutto, e poi anche perché sono sempre favorevole alla vaccinazione comunque vada, è quella che ci ha salvato la vita fino ad oggi, volendo, se pensiamo alle malattie passate. Ritengo che i pro siano assolutamente maggiori dei contro, per cui sono assolutamente favorevole. E penso che multinazionali come la Pfizer e altre case farmaceutiche difficilmente potrebbero esporsi nel propinare alla popolazione delle somministrazioni di vaccino che siano assolutamente deleterie per la popolazione. Non ci vedo, ecco, un intento speculativo o attività di controllo del tipo Grande Fratello di mezzo, come altri vogliono paventare, quindi sono assolutamente favorevole. D'altra parte, peggio di così non si può che andare, non abbiamo altro che da guadagnare.